Il fantasma si trasformò in uno stormo di pipistrelli che schivò facilmente gli attacchi di Cutaro. Poi all'improvviso un raggio di sole colpì la terra e dissipò le nuvole oscure in cielo. Ma certo! La luce! L'oscurità odia la luce! Puoi trovare un modo di rifletterla verso di lui? Splendido! Puntalo! Ora puoi farlo fuori! Manca solo la chiesa. Il sindaco deve essere rinchiuso lì dentro. Ah, pipistrelli! Il nugolo di pipistrelli scese in picchiata e si trasformò in un orripilante tessitore. I cherubini sono venuti a salvarci. Svelto, colpisci l'ora finché lo tengono esposto alla luce. Libera tutti i bambini! Colpito e affondato! Dopo aver disintegrato il macabro mostro e conquistato il cimitero, Cutaro riprese la ricerca del sindaco e della chiave per entrare nella casa stregata, dove lo attendeva il generale Scimmia. Capocce, questa testa è del sindaco! Restituiscila subito! Ladro, stai parlando con il sindaco di Hallowayville! Come, scusa? Papà! Sindaco! Sindaco! Mi sei mancata, cara Susan! Smettila di chiamarmi così! Mi chiamo Nebula! Non fare la sciocca! Papà conosce il nome che ti ha dato! Susan è bello! No, Susan è un nome da plebea! Puoi dare un nome alle spoglie terrestri, ma non alla mia anima. Il mio nome è Nebula, Nebula oblongata, viandante del cosmo. Credo che sia meglio restituire la tessera della biblioteca. Susan! Susan! Basta! Le imprese di Cutaro avevano esaltato i fantasmi di Hallowayville, che ora erano insorti. Muniti di torce, si recarono alla casa stregata, decisi a reclamare la testa di Scimmia. Morti alla Scimmia! Via la testa! Beviamo il sangue! Yuhu! Stiamo arrivando! Ok, forza, tutti insieme! La Scimmia deve pagare! Carica! Beh, siete con me? Yeah! Carica! Mi sa che dobbiamo fare da soli. Dai, Cutaro! E così Cutaro fu lasciato solo ad affrontare i complotti di Scimmia. Ma non è solo! Il losco laboratorio del generale Scimmia si addiceva perfettamente alla lugubre ex residenza del sindaco, che ora da quieta era divenuta inquietante. Allora, come entriamo? Eh?
dalla porta principale. Ah! Immagino che debba aprirla io, giusto? È solo una normale zucca. Il padrone non riceve. Devo chiedervi. Su, andate via! Usiamo Calibrus. Forse riuscirà a ritagliarci un modo per entrare. L'orizzonte era illuminato dai riflettori e la casa era circondata da coccodrilli con strane cicatrici sulla testa. Cosa poteva fare il nostro eroe? Le sinistre invenzioni di Scimmia pattugliavano tutti gli angoli dell'edificio. Il generale non si fidava di nessuno e solo lui le azionava. Serve qualche lavoretto? Wow! Non ci resta che rompere. Ma è la casa del sindaco. Era la casa del sindaco. Fu così che il nostro eroe Cutaro si mise a tagliuzzare il losco laboratorio del generale Scimmia come se fosse di carta. A dirla giusta, fu la giusta ricompensa per una condotta ingiusta. Posso esservi utile? Che cos'hai lì? Potresti offrire, no? È tipo un interruttore. Sfere elettriche! Non toccarle! Un altro interruttore. Credo che sia sicuro se l'indicatore è verde. Le sfere si moltiplicano. Quando anche l'ultimo sostegno venne meno, il partopiano crollò tutto. Oh cavolo! È scoppiato! Sarà in garanzia? Chissà se la garanzia prevede il danno strutturale da forbici. Si è autodistrutto! È colpa di Scimmia! Deve aver installato un codice di emergenza! Sì, lo credo anch'io. Il bambino che Cutaro aveva incontrato nella cucina del castello era andato incontro a un destino ancora peggiore. Serve una mano? Scusa, ti aiuto io. Così non va!
ha portato all'entrata. Grazie, amico! Della perfida scimmia non fu completamente demolita. Scimmia deve essere qui dentro. Me lo sento. Pronto a tutto, il salvatore di Halloweenville fece il suo ingresso nel cuore del laboratorio. Dove sei, scimmia? Ridacci i frammenti della gemma lunare che ci hai rubato. Ce li hai proprio davanti agli occhi, mia cara? Cosa? Ora mi aiuterete a testare il mio nuovo esperimento, generale Robocane. Distruggi Cutaro! Ricevuto! Blocco batteria inserito! Il generale Cane? Che gli è successo? Vai, vai, Robocane! Il generale scimmia ha potenziato le mie funzioni primarie. No, questa non mi piace. Intruso in lavabo. L'angelo della morte a uscire da... Chi sei? Se ti mischi, ti distruggo. È scomparso. Modifica tattica. Missili lanciati! Sopra di te! Schivali! Fai a pezzi il fumo e dagli una testata dall'alto! Sistema di difesa attivato! Bravo, fallo di nuovo. Missili lanciati, modalità saturazione. Ma senti come parla questo cagnolino. Tu schiva qualunque cosa ti lanci. Era stato ammansito e Cutaro aveva ottenuto un altro frammento della gemma lunare. La scimmia gli era sfuggito di nuovo. Quanto alle conseguenze, non erano affari suoi. In fondo, era solo un burattino. I fili li tirava qualcun altro.